שלום עליכם, קדוש למברי, עוד יום יש להשם, שדין מסכת יבמות, דף מ"ה, והוא נציאה מאוד, אגב מ"ד עמוד ב', דלת הרצל יגד הסוטו. אני אומר לך, אמר רבי יוחנן. אנחנו לומדים בעברית, סקוזי. ועובד כוכבים, עבר על בת ישראל, שבלת ממזר, כבן כה, אין דיבייתו אולב, כאון גוי, אורס גיאבו, כ... coabita con una un'ebrea che comunque il nascituro è mamzer e perciò non può sposare un'ebrea. Ma la comodim, a chi si riferisce? Si riferisce a Simona Timni. La valgavda ma Simona Timni, che benché disse più avanti una Mishnah e mamzer mechavelavin, che non c'è mamzer mechavelavin. Animili, questo servisce a Mechai Velavin di Tassi Vokidushin, questo servisce a Lavin che afferrano Kidushin, che è valido. A Valacha, o Vedko Chomi Veved, che mangia lo Tassi Vokidushin, che Chave Kistodam. Siccome Kidushin sono invalidi, e perciò Tofsin lo intende che afferrano. È come se fossero Chave Kritot. Metti e chiede come la amministrazione operata che dice ecco come mi aveva il Batisel avrà Mamzer Shimon ben Yehuda Omer e Mamzer è la mi misci solo il sur erba e vanno scherzi che Mamzer è solo di uno che è un divieto erba, un divieto naturale e che il castigo è caret e non è l'ave. E la ama Rabbi Yosef, ma la Kolmudim, a chi si riferisce? A Rebbi. Si riferisce a tutti ammettono, a Rebbi. A pagando Rebbi Omer, che per Rebbi dice, che se vi erano due Yevamot e fece chezza una di esse e coabitò con l'altra, che non necessita un get e non rima l'alo, ciò si riferisce che via dopo Khalitza che non compie nulla e non rima l'alo morim e la di divrebbe Kiva cioè osè Khalutza che erba secondo l'opinione di Rabbi Kiva che Khalutza era come erba. E poiché i Kiddushin sono invalidi, benché solo Chave Lavin, e perciò secondo Rabbi Kiva il Vlad è Mamzer. E poiché secondo la Lacha è che se fece Chalitza una, l'altra gli è vietata, non può fare i boom all'altra. Poiché abbiamo studiato già, Kiva ce lo farà subito di Vne. Che se non lo fece, non fece la mitzvah di Yibum, non può più fare, dopo Khalitza non può più compiere la mitzvah di Yibum. E perciò non necessita un get. Ve lei lo sfira lei. Però Rebbi non è d'accordo con questo pieno della Bekiva. E secondo lui Kiddushin sono validi anche se è un divieto di Lav. E secondo Rebbe, Khalutza non è una erba. Però, come vedete, ammette che il Vlad è Mamzer. Quando viene Rabdimi, quando la Gemara dice Chiata, si riferisce sempre che viene da Eretz Israel in Babilonia. Amar Rav Yitzchak bar Avudimi, Mishum Rabbeinu, che Rabbeinu si intende Rebbe, o vedete, come abbiamo visto. Rabba Sara Birà, così si chiamava, della città Akko, come Akko di oggigiorno, o forse veramente non è Akko. Si riferisce a un altro maestro chiamato Rabbi Tanhum, Bered Ravachia Ishkwar Akko. Parlo che hanno un Shvuyata che liberarono
alcune donne che furono prese prigioniere da Goim e che vennero da Armenia a Tiberia, a Tiberiade. Avachada di Abram e Vekrovi, una di esse era incinta da un goi. E vatro kamedra ami e chiesero ami qual è la legge di questo nascituro. Amalu disse, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina, Damre, o Vekrovim, Vev, da Barba Tisera, Barba Mzer, come ho visto. Amar Rabbi Yosef, Revuta, che le Mirshav Gavre, e come si può dire che si possono menzionare alcuni maestri e dire che l'Alaha è come loro? Ah, ma invece Rav Shmuel ben Bavel, Rabbi Yeshua ben Levi, Ubar Kappara ben Zezel, e Amri la Khalufa, altri dicono che non era Bar Kappara, che scambiavano Bar Kappara. E invece dovrebbe essere Zikne Darom, il maestro del sud, De Amri, o Belkromi Veda Barbazel, Abrat Kasher, che invece è valido, non è Mamzer. Perciò, e anche se dissero, ci sono alcuni maestri che dissero che Mamzer, non è detto perché ci sono sufficienti maestri, altri maestri che dicono che il Vlad è valido. Era Maraviose, che ciò che abbiamo detto che Mamzer. Questa è l'opinione di Rebbi, Tachiata Rav Dimi, Amar Rav Yitzchak Bar Rav Dimi, Mishum Rabbeinu Amru, Rabbeinu e Rebbi, Obed Kamim Obed Abba Tisrael Abba Mamzer. Roshua Ben Levi Omer, Avlad Mekulkal, non è Mamzer, ma è, come dire, danneggiato. Le mani, è danneggiato per chi? Ile Malekal, se vogliamo dire che è danneggiato, che non può sposare un ebreo, un'ebrea, Amar Rav Yeshua Avrat Kasher, che invece Yeshua Ben Levi disse che il nascituro è valido, può sposare sì un ebreo, un'ebrea. E la Rechiuna, si intende che non può sposare un coin. Di cui la Morale di Machshire, Modus Avrat Pagum Lekuna, anche tutti i maestri che dicono che il Vlad è valido, che può sposare un ebreo o un'ebrea, però non può sposare un coin. E ciò è derivato mica lo Homer Malmanà. Malmanà è coin gadol, sceni sulla Shaveva Kol, che veramente abbiamo già studiato questo, se vi ricordate, la sessione passata. Beh, Malmanà è coin gadol, sceni sulla Shaveva Kol, che solo una vedova non può sposare un coin gadol. Ma una vedova può sposare chiunque, anche un Cohen. E perciò se si unirono Benapagò e il suo figlio o figlia è difettoso e non può sposare un Cohen, Zo, questa, cioè la figlia di un Israele e di un Goy o di uno schiavo, ci sarà Shaveva Kol, che è vietato in tutti i casi per chiunque, qualsiasi ebreo, e non dice una paguma, ma maggior ragione è che il nascituro è difettoso. Ma Gmorana respinge ciò, dice male, ma c'è un veloce che gli azzava mitzchalenet. No, il caso di Almanà è diverso perché lei stessa diventa invalida e non può sposare un Cohen. Perciò se il Cohen Gadol morì, lei non può più sposare un Cohen. E anche non può mangiare trumà, mentre invece il caso di una figlia di un goi e di uno schiavo che non diventa invalida e può sposare un coin. Sono buono, Achnami, infatti, anche riguardo alla quello che nacque da un'unione di Ebed o di un Aku con l'ebrea, Kivan Shivala Psula, siccome fu coabitò con un invalido, perciò diventò invalida.
e perciò non posso votare un qui. Cioè la figlia. Demar e le sei anche. Demar biochana mi sono rabbishimon. Minai lo vedo come ebbe da barba alla coene della via valisraelit shipsalua che l'essenza diventa invalida e anche se era una coene tolevia o israelit che l'essenza invalida e anche non può mangiare truma e shenemar poiché è scritto Ubat Kohen ki tieh almana u grusha mi shi yesh lo almanut ve grushin ba se una tale donna che era vedova o divorziata e sposò un Israel l'Israel morì che può lei può tornare al padre a mangiare truma. Però io sono vecchio Kohen e ebbe c'è che nel caso di Kohen, scusi, nel caso di un goi e di uno schiavo, c'è almeno di Kroshimba. Siccome non possono compiere Kiddushin, perciò in questo caso non può più tornare a mangiare il trumà, si torna alla casa del padre. Amale Abaye, disse Abaye a Rav Yosef, mai chazi di samchat ad Rav Dimi, e per quale ragione lei si appoggia all'opinione di Rav Dimi, che il nascituro è Mamzer, smoch ad Rabin, e forse dovresti invece e affidarti o appoggiarti o seguire l'opinione di Rabin, poiché dichiarato Rabin Amar, quando Rabin venne, disse: Rabinatan e Rabbi Yehuda nasi morimba l'etera, che in questo caso se una donna ebbe un nascituro da uno schiavo o un goi, che è valido, e perciò può sposare un ebreo, un rabbi nasi. Rebbe, e chi è Rabbi Yehuda Nasi? Vi erano diversi Rabbi Yehuda Nasi, e uno di essi era Rebbe. Comunque in questo caso la Gemara dice che Rebbe. E perciò vediamo qui che Rebbe dice che il Vlad è permesso, non come ho detto prima. Vav Rav Moreba. Lettera, Rav stesso anche disse che il Vlad è valido. E poiché accadde, Dau, vi era un goi che ebbe un'unione con un ebreo, Gata come Rav, che viene da Rav, ma lei, ovvero come viene da Bar Bat Israel, ma qual è la legge in questo caso? Dove Kohavi ma Bat Israel? Ma lo avrà Kasher, che è valido. Ma lei disse quel goi, Havli. E lui stesso era tale figlio, figlio di una goia e di un ebreo, scusi, un goia e un ebreo. Allora disse questo goi, e veramente non è un goi, in fin dei conti era il figlio di un ebreo, perciò è ebreo. E disse Rav, allora avli, brata, dammi tua figlia in moglie. Sposerà lo avvino no e, che ichus è grande ichus che vuole prendere la figlia di Rav Amar Shimi Barachia le Rav Amri Ince Amar Shimi Barachia le Rav disse Shimi Barachia a Rav Amri Ince vi è un proverbio popolare Gamma Madai a Kabaragda che un cammello in Medea, nel paese di Medea balla in utensile un piccolo utensile del volume di un cav. Perciò dice Hakava, nel senso che questo proverbio vuol dire che una cosa favolosa che genti dicono che in un paese lontano che non si può
corroborare l'evidenza. Perciò non c'è dimostrazione che infatti un cammello può ballare in un piccolo utensile, ma in questo caso la cava, ma c'è qui l'utensile, il cav, vea gamla e c'è il cammello davanti a noi, cioè questa persona, vea madai, e lui è tutto qui, velora, nel senso che lei, Rav, ha menzionato una legge novella e che lo dimostri. Amalei disse e continua a dire: Inehave che Yoshua ben Nun, se fosse questa persona fosse saggio come Yoshua ben Nun, lo Yaivna, lei Barati, non gli direbbe. Disse Rav, rispose Rav a Shimi Barchia: Inehave che Yoshua ben Nun, lo Yaivna, lei Barati. Anche se lui fosse questa persona, fosse un saggio come Yoshua ben Nun, importante come Yoshua ben Nun, anche non gli darei mia figlia. Amalei rispose Shimon bar Chiya a Rav, Iav Yoshua ben Nun, e se fosse lui infatti una persona importante come Yoshua ben Nun, e se imalo Yaivlei, Achina Yaivlei, se lei non darebbe la propria figlia, un altro gli darebbe. Evidentemente che no. Hai, imarlo yavlei, achinara yavlei. Se lei non gli darebbe la figlia, nessun altro anche non gli darebbe la figlia. E perciò non potrebbe sposare mai nessuna ebrea. E quello, lo ave casil, mica mei. E quella persona rimase impalato davanti a Rav e non si mosse e non se ne andò. Hai benei vishachiv. E Rav lo osservò, immagino per un istante, e quello morì subito. Vav Rav Matana Moreba, e anche Ramatana insegnò che in tale caso, che colui che nacque dall'unione di uno schiavo o di un goi con un'ebrea, l'etera, che è permesso, può sposare un ebreo o un ebreo. Vavra Yuda Moreba l'etera, e anche Raviuda anche disse che è permesso. Dichiata che accade un caso, le camè di Raviuda, che accade un caso simile, se può sposare un ebreo, un ebreo o un ebreo, oppure se lui è mamzer. Amalei zil itamar e vai. E nasconditi, vai in un posto che nessuno ti conosce, e lì posso sposare un ebreo, un'ebrea. Onassi Barmina, oppure puoi sposare un'ebrea, un caso simile al tuo, che è anche figlia di un goy e di un'ebrea. Vechiata le camere di Rava, quando questa tale persona andò in presenza di Rava, ama lei, o Gali, o Nasi Batmina, la stessa risposta, o vai in esilio, un posto che nessuno ti conosce, e potresti sposare un'ebrea, oppure vai, oppure sposa una come te, che è anche una figlia di un'ebrea di un goy. Sharchulei bnei mirse le rabba e chiesero gli abitanti di una città un posto chiamato Ben Mirse a Rabba. Se uno è metà schiavo e metà emancipato, per esempio, se vi erano due soci che avevano possedevano uno schiavo in società e uno lo emancipò e l'altro no, perciò è mezzo schiavo e mezzo libero. A Barba di Salmao, qual è la legge se coabitò con un ebreo? A Marleo rispose: Asta ebet culo, amrina kasher, chezio mi baia. Avevo detto che se uno schiavo che è completamente schiavo, che ebbe un'unione con un abate Israele, che il nascituro è kasher,
e perciò la metà, se metà è schiavo, a maggior ragione che il nascituro kasher. Amar Yosef, Mara Deshmata, è colui che disse che in tale caso che il nascituro è valido, utiamo Dav, ma non chi è che disse così? Raviuda, come abbiamo appena visto. Amar Raviuda, ma Raviuda disse, invece che ti ho ebbe, che ti ho menchorina, barba di Israele, o tovlad e no takana. Qui dice una cosa novella, che in questo caso, se figlio o figlia di mezzo schiavo, che non può, non c'è soluzione, non può sposare un ebreo, o un ebreo. Poiché anche nel caso di un figlio e una figlia di un goy, un ebrea, che è valido, in questo caso no. Ma Itmar della Biuda, però invece la Gemara vuol dire che con il Kaddish Bat Israel, che diede Kiddushin a Bat Israel, e dopo di ciò coabitò con lei. Ma quando lui diede Kiddushin, il Kiddushin è solo a metà, solo la sua metà, che lui è libero, lui può dare Kiddushin, l'altra metà schiavo non può dare Kiddushin. Dinitzat tzad avdut shebo mishtamesh veshetish. Adesso una cosa novella, questo concetto vuol dire così: vi sono qui due metà, una metà che è quello che è libero di Kiddushin, che quello è valido. Adesso lei è sposata a uno che a tale persona che per metà è libero, è emancipato, che è un essere normale. Però l'altra metà coabitò con la moglie, e cioè la metà che lui è schiavo, coabitò con l'altra metà, che quella metà lei è è la metà dell'ebreo, che cioè lo schiavo emancipato, quella metà che è un ebreo normale. Perciò è la moglie, come se fosse la moglie di un altro. E perciò il nascituro è Mamzer. Però la Gemara dice che Amri Nerdai Mishmet Rabbi Yaakov, l'edibreo Posel, secondo quello che dice che è invalido, Posel Afilu Bifnuya, che anche se uno schiavo ebbe una relazione con una donna che era nubile, che lo ha reso il nascituro invalido. E secondo il Divrei Machshir, colui che dice il Vlad, che nascituro è valido, Machshir Afilu Beshetish, che dice che è valido persino nel caso della moglie di un altro. Cioè, se lo schiavo ebbe una relazione con una moglie sposata ad un altro, che il nascituro non è Mamzer. E perciò in questo caso, intendo in questo caso, che metà che è libero, metà è schiavo, in questo caso che il nascituro è valido. Usnei Ronan Dua Ela Meshetav, e entrambi, sia colui che disse che il nascituro è invalido, sia colui che disse che il nascituro è valido, lo derivarono da ciò che dice Torah riguardo alla suocera, che colui che abita con la suocera, e siccome il verso dice lo ikach ish et eshet aviv, e dopo di ciò dice il verso subito dopo di ciò lo yavam mamzer mikra Hashem, perciò si deduce da ciò, siccome i due versi sono
sono uno accanto all'altro, e perciò si deriva che colui che nacque da tale unione del figlio del padre e la suocera, che è Mamzer. Perciò, Mande Pasil, quello che dice in tale caso, nel caso abbiamo appena menzionato, della figlio o figlia di un goi e di un'ebrea, Savar, ma è Shetav, dell'altra sebe Kiddushin, che riguardo alla suocera, che non può fare Kiddushin, e i Kiddushin sono invalidi, e comunque, Avlad Mamzer, Avde Lotav Seba Kiddushin, Avlad Mamzer, Umande Marsir, e colui che disse che il nascituro è valido, che non è Moser, sabà l'opinione che mai shetav delle didei lo tafsir ha-kiddushin e l'achrine tafsir ha-kiddushin. Se è vero riguardo a lui i kiddushin non sono invalidi, però per un altro sì sono validi. Però le apukhe ovelko avamim ve'eved lo tafsir ha-kiddushin klal. Però riguardo a un goi, uno schiavo, che i Kiddushin non afferrano affatto, perciò il din è diverso, perciò il nascituro non è Mamzer. Ela che Itmar del Rabbi Yehuda, il secondo Rabbi Yehuda, che disse che in tale caso di uno schiavo che è metà emancipato, che lui lo considera, che conosce Balbat Israel. Che conosce Baal Shatish, che come abbiamo detto, che come se coabitò con la moglie di, che sposata un altro, veramente a se stesso. Venizia Tzad Cherut Shebo, Mishtamesh Beshetish. E perciò la metà, la sua metà, che lui è libero, e perciò lui è come se fosse la moglie di un altro, di altrui, e perciò il Vlad è Mamzer. Amarabina, Amali Rav Gaza, Ikla Rav Yosef Bar Abin Latrin, che Rav Yosef Bar Abin accade di essere la nostra zona, nostra città, Vava Uvda Befnuya, e accadde che uno schiavo, 100% schiavo, che coabitò con una celibe, una donna celibe, Vashar, e lui disse che il nascituro è valido. Ed ugualmente accadde un caso così, Beshetish, che con una donna sposata, con uno schiavo, e Upasil, Rav Yosef Bar Abin, dice che il nascituro è invalido. E perciò vediamo che Rav Yosef Bar Abin non è della stessa opinione come Nardai, che loro dissero che in caso di, così come nel caso di una celibe il nascituro è valido, ugualmente il nascituro di una moglie di altrui anche è valido. Ma lui, secondo Rav Yosef Bar Abin, disse che no, che il nascituro è invalido. Amar Rav Sheshet, veramente non accade così, ma le diri Amar li Rav Gaza, veramente Rav Gaza mi disse che Rav Yosef Bar Abin non era Rav Yosef Bar Abin, ma bensì Rav Yosef Bar Abin Svidav, era un altro maestro, Vashar ben Bipnuya ben Beshetish, che disse che sia se il goi, è veramente schiavo, se il nascituro era di uno schiavo e di un'ebrea, sia se lei era celibe e sia se era sposata, che il Vlad è valido. Amare Rav Aha, Bred Rava le Ravina, Ikla Amemar Latrin, Amemar accadde trovarsi in nostra zona. Ve'achshar, e disse che il nascituro è valido ben più a ben meshetish. Ugualmente, come disse il caso precedente,
rabbiosi e vado svida. והלכתה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל לברת כשר בין בפני הבן בזיש אל הלכה יקוזי כאיבה לנתרם ביקזי סייה די ונדונה צ'ני וסייה דונדונה ספוזתה. הרב האח של לרמרי בר רחל ומניה בפורס דבבל. רב הפנימי זה הרמרי בר רחל כאירה אל פילו דיון גוי את דיון אבריה די ספוזר סיכון אבריה. E anche Rava nominò Rameri Bar Rachel come rappresentante e funzionario della comunità ebraica in quel luogo. E benché Vafargav de Marmar, che non era una regola che veramente non si dovrebbe, poiché Somta Simarecha Melech Mikreva Checha, Kol Mishimot Shatamesim Aliu El Mikreva Checha, che siccome dice la Torah che per eleggere un re deve essere solo uno che tra i tuoi fratelli, che è un ebreo, che nacque ebreo, e non è un convertito. E ugualmente tutte le nomine anche devono essere tra i tuoi fratelli. Comunque, hai, comunque questo personaggio, Kivan dei Momisei, siccome sua madre era ebrea, è considerato, mi chiamo Kekakrinovi, è considerato come tra i tuoi fratelli. Al dedo rachio bar ami ad bela la io vedo kochavim nashem iteta. Lo schiavo di rachio bar ami fece immergere una goya che per nidut, che era nida, per prendere in moglie. Amar biose viachina nechshu reba. Veramente potrei validarla, che è un'ebrea valida con questa immersione, cioè siccome lei si immerse per Nidut, però in questo caso vorremmo considerare, cioè questo schiavo lo fece affinché questa immersione sia anche valida come immersione per conversione all'ebraismo, ed ugualmente un'ebrata potrei anche considerare sua figlia valida, che potrebbe essere considerata un'ebrea, che potrebbe usare qualsiasi ebreo. Ora Rabbi Yossi spiega che Ba intende la donna stessa, non la figlia, ma lei stessa potrebbe renderla valida. Che Drabasi, Damarabasi, che viene il caso di uno che era il figlio di una goia e di un ebreo, e che disse Ravasi Milo Tavlani Dutà, fin dei conti lei si convertì, però non si immerse mai per la conversione. E dice Ravasi che in fin dei conti, siccome lei che ormai osservava le leggi della Torah e osservava le leggi di Nidà, che lei indubbiamente si immergeva per Nidà. E perciò, siccome si immergeva per Nidà, si può considerare questa immersione anche per la conversione. Perché i goyim non si immergono per Nidà, solo ebrei. Perciò se lei si immergeva per Nidà, vuol dire che osservava le leggi della Torah. E perciò questo individuo non è considerato goy, ma bensì è considerato ebreo, che la madre è considerata convertita. Ed ugualmente Vivrata, e potrei anche rendere valida la sua figlia, come abbiamo visto, che un nascituro di un'ebrea e di un goi o di uno schiavo che è valido. E accade il caso Ude Ava Karolei Bar Aramiata Oramaita, uno che era il figlio di una goia, e che ugualmente come il caso precedente, che non si immerse per la conversione. Amarabasi, Milo Tavlani Dutà, esattamente come il caso abbiamo appena visto, ovviamente siccome lei si immerse per Nidatà, ovviamente la sua immersione è valida anche per la sua conversione.
Scusi, Aude avvocato Bar Aramà è uno che lo chiamavano il figlio di un Aramà, un Aramea, un Goi, che suo padre era Goi e sua madre era ebrea. Amara Yoshua Benevi, Milo Tavalle Kirio. Ugualmente, siccome lui si comportò come ebreo, e indubbiamente lui si immerse delle volte per una polluzione. E perciò ugualmente questa immersione per la punizione è valida anche per la sua conversione. E perciò è considerato ebreo e perciò anche suo figlio è valido. Terminiamo qui, poiché adesso inizia una più o meno lo stesso tipo di sughià, però un po' diversa, e perciò. E terminiamo qui e ne tratteremo la prossima volta. Cosa c'è?